Campo Sportivo Giovanni D'Ambrosio di Borgo Cariglia, un appuntamento importante per quanto riguarda il calcio di Altavilla Silentina, una manifestazione intitolata Vecchie Glorie Altavillesi. Io ho il piacere di avere con me Massimo Polisciano che ha collaborato alla realizzazione di questo evento. Un ricordo particolare per quanto riguarda il calcio altavillese allora? Niente, questa è una bella manifestazione. Prima di tutto voglio ringraziare Gaetano Di Maria perché lui si è buttato in questa organizzazione, non è stata facile. Spero, e come lui si è già prefissato l'anno prossimo, di fare una cosa ancora migliore. Niente, ricordare Cariglia, Altavilla tutta, a livello calcistico è una cosa molto bella perché si vive di calcio ad Altavilla, anzi è sempre vissuto. Gli ultimi anni si è un po' persa quella cosa perché probabilmente tutte quelle persone che ci tenevano si sono messi un po' di là. A ricordare Altavilla tutta voglio ricordare la storia del calcio altavillese. Altavilla è arrivata a militare anche in eccellenza grazie al presidente, purtroppo che non c'è più, Giovanni Saponare, che aveva portato un calcio ad Altavilla non indifferente. E poi per quanto riguarda la storia di Altavilla è una storia lunghissima, lunghissima data. Purtroppo a vedere oggi tutti questi ragazzi che stanno qua è una bellissima giornata, dispiace solo che oltre a queste persone che ci sono, che io sto vedendo, non ne vedo altre che purtroppo non ci sono più. Questo mi fa male perché quelle persone hanno dato tanto al calcio d'Altavilla, tantissimo. Vecchie glorie altavillesi, un momento importante di sport ma anche di aggregazione, non importa che c'è la pioggia perché comunque si è qui, tutti qui. Io sono con il presidente della società SD Altavilla Silentina 2012, l'avvocato Genesio Suozzo. Una sua impressione riguardo appunto a questo appuntamento così sentito da tutti voi? Innanzitutto buonasera, e poi volevo precisare solo che la pioggia in genere è un portafortuna, si dice. Comunque Altavilla Silentina ASD, Altavilla Silentina Calcio 2012, nasce appunto in quell'anno e questo è l'ottavo anno che di seguito si riesce a iscrivere la squadra al campionato provinciale di terza categoria. L'evento è stato appunto denominato Vecchie Glorie per due motivi. Innanzitutto appunto per onorare tutti quelli che hanno giocato al calcio nell'Altavillese dagli anni 70 in poi, e poi per promuovere chiaramente la stagione calcistica 2019-2020 dell'Altavilla Silentina Calcio 2012. Quest'anno è l'occasione un poco di riunire, considerato che ad Altavilla Silentina per tradizione ci sono sempre state due squadre, una appunto il Cariglia, noi siamo nel campo sportivo D'Ambrosio dove ha sempre giocato il Cariglia, e l'Altavillese di una volta. Ecco, si parla di una sana rivalità tra le due squadre, nel corso degli anni è stato così? Ma nel corso degli anni sono stati effettivamente dei veri derby, come si suol dire, c'è una sorta di stracittadina calcistica tra due formazioni, e devo dire che ahimè, e ci sono anche dei calciatori testimoni oggi qui presenti, spesso il Cariglia ha prevalso sull'Altavillese, però devo dire c'è stata una sana rivalità ma senza scorrettezze.